Advisory Update, siamo di nuovo insieme a voi per gli argomenti, per le notizie centrali che ci riportano un po' alle incertezze di cui parliamo sempre sui mercati. Io saluto Giancarlo Marcotti che è con me come sempre ogni settimana. Giancarlo, bentrovato. Grazie Emanuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Le Fonti TV. Allora, come sempre, quando devo chiacchierare con te, perché questa è una chiacchierata che dà modo anche ai nostri telespettatori di intervenire per dire la loro sulle notizie che ormai, insomma, stanno popolando la nostra testa da tempo, dicevo, ogni volta devo cercare di fare una scaletta di priorità perché ci sarebbero veramente tante questioni da affrontare, ma insomma, credo che questa settimana possiamo partire subito con questi timori che aleggiano già nell'aria rispetto alle nuove restrizioni che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe raccontarci nei prossimi giorni. Allora, io ti lancio subito una questione. Quando hanno cominciato a trapelare indiscrezioni sui contenuti del nuovo DPCM, cosa che peraltro continua a esserci perché si parla di locali che potrebbero chiudere prima, quindi di esercizi commerciali che saranno messi nuovamente alla gogna. Scusami questa espressione, ma molto sbrigativa, ma che insomma adesso analizzeremo insieme. Mi viene un po', insomma, mi vengono un po' i brividi perché dico: ma perché trapelano queste notizie che non fanno altro che aumentare l'incertezza e non abbiamo certo bisogno di questo prima che poi effettivamente arrivi l'ufficialità? Dunque, partiamo da qui e poi anche, diciamo, con un punto di vista più economico, cerchiamo di capire davvero cosa corriamo, che rischio corriamo se veramente dovessimo essere limitati ancora negli spostamenti. Ma guarda, per darti una prima risposta alla domanda che mi poni, io ritengo che è così, un po' citando Iannacci nel suo Vengo anch'io, no, tu no, vediamo che effetto che fa, cioè vengono fatte passare così in maniera un po' anomala alcune notizie che poi sono ufficiali, ma non sono ufficiali, sono ufficiose, eccetera, solo per vedere l'effetto che fa chiaramente poi crea anche, come hai detto tu, non si capisce dov'è la verità e dove invece è la fantasia. Però così si ha anche così il polso della situazione. Io ritengo che appunto queste cose dette così, centellinate in questa maniera non giovano a rendere chiara la situazione per gli italiani. Oltretutto, adesso vedremo mercoledì in che cosa consiste questo nuovo DPCM. Dovrebbe essere mercoledì, giusto? Sì, mercoledì perché domani il ministro Speranza riferirà in aula, quindi poi deve arrivare ovviamente dopo il Parlamento al Consiglio dei Ministri, quindi idealmente si è parlato di martedì, mercoledì, comunque diciamo metà settimana. Ecco, quindi mercoledì sapremo tutto, ma nel frattempo, oggi, domani, le voci si moltiplicheranno su appunto che cosa conterrà questo nuovo DPCM. Io devo dire che ne avrei fatto volentieri a meno, Voi lo sapete che non è che sia un amante delle mascherine, oltretutto tenere le mascherine fuori farebbe nascere anche delle contraddizioni, cioè se noi teniamo aperti i bar, i ristoranti, insomma, locali pubblici, all'interno dei quali è possibile non portare la mascherina perché nessuno è riuscito ancora a mangiare indossando la mascherina, quindi arriveremo quasi all'assurdo che per poterci togliere questa mascherina dovremmo entrare in un locale, cioè mentre prima mettavamo la mascherina per entrare in un locale, adesso entriamo in un locale per togliercela. Insomma,
Hai capito che è un po' così. Sì. Oltretutto, Giancarlo, continuavo anche a, insomma, a leggere dati che hanno a che fare con i servizi, l'export, insomma, negativi. Figuriamoci che cosa potrebbe succedere se ancora una volta l'Italia fosse penalizzata nei rapporti commerciali. Fermo restando che poi, vabbè, la situazione è generalizzata, quindi chiaramente le restrizioni potrebbero arrivare anche dagli altri paesi. Quindi torniamo sul tema europeo, no? Nel suo insieme, indipendentemente dal fatto che guardiamo in casa nostra noi. Sì, purtroppo è un'altra delle cose che sottolineavo, è che non è che dalle altre parti arrivino insomma notizie che ci possano rassicurare. Certo. Anche, sì, mi dicevi? Comunque, anche dalle altre parti ci sono insomma situazioni anche politiche poco chiare. L'unica cosa che sembra essere sicura è che questo virus ogni volta colpisce chi è un po' scettico, no? Quindi era scettico, che ne so, Bolsonaro e il virus, era scettico Johnson e Certo, era scettico Trump e anche lui il virus. Insomma, è un virus che sa colpire chi è scettico, insomma, insomma, meglio su. non essere scettici allora a questo punto, meglio essere convinti di tutto quello che ci dicono, Giancarlo. Facciamo una battuta, insomma, stemperiamo un po' questa tensione eccessiva, ma per eccessiva intendo dire perché deve ancora avere riscontro poi in quelle che sono le decisioni, no? Che si è un po' venuta a creare. Ma guarda, io ti dirò, non so se è un caso, però io che spesso prendo metropolitana, insomma, mi muovo nei luoghi chiaramente dove la tensione può emergere, no? Però proprio in questi ultimi giorni ho notato che le persone si stanno spaventando ulteriormente, perché fino a 2 o 3 settimane fa non si percepiva. E allora sento chi richiama all'ordine qualcun altro perché non ha la mascherina anche sul naso, chi invece chiede che non ci si sieda vicini, anche se adesso si possono occupare tutti i posti in attesa di capire se, insomma, invece verrà deciso altro. Diciamo che mi sembra sia aumentata la paura e la tensione. Tu hai notato la stessa cosa? Sì, ma aggiungo anche purtroppo, ma d'altronde, insomma, se si fa questo terrorismo, adesso io ho visto le immagini, oggi Trump era in macchina, vabbè, indossava la mascherina, però salutava le persone, eccetera, così. Mi sembra che non più tardi di 2 giorni fa, o forse anche già ieri, la CNN lo dava quasi per morto, cioè, quindi. Sì, insomma, assolutamente sì, ma poi insomma non si è ancora capito quali fossero le sue reali condizioni di salute, ma insomma il fatto che dopo 3 giorni sia uscito dall'ospedale mi fa pensare che non fossero poi così gravi, appunto, tanto da considerarlo già praticamente con un piede nella fossa. E lo diceva la CNN, non il giornalino della parrocchia. Purtroppo dobbiamo essere scettici anche con questi mega network che non so se ci informano in maniera corretta. Di sicuro fanno aumentare i timori per un virus che tu sai, Manuela, che io insisto sempre su questa questione del virus, sulle cose che tutti possono capire, e quindi le notizie dovrebbero essere date in maniera tale che tutti possono capire, perché se si parla di positivi, di infetti, non è che le persone sanno con precisione che cosa vuol dire. Secondo me, bisognerebbe dire il numero dei morti e il numero dei ricoverati eventualmente in terapia intensiva. Questi sono i dati che, se aumentano, bisogna essere preoccupati, se diminuiscono, invece, bisogna, insomma, essere sollevati. Perché andare a tirare fuori ogni volta positivi, infetti, non so, insomma, Sì. si fa confusione che altro. Sì. Mentre noi diamo il numero dei morti e il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, penso che lo capiscano tutti. Assolutamente sì, c'è chi sostiene, non è il primo amico che me lo scrive questa mattina, Giancarlo, che il fatto che trapelino le notizie prima che le decisioni avvengano
è dovuto al fatto che si voglia sondare in qualche modo gli umori del popolo, cioè di tutti noi, e fare da apripista al governo. Sì, però cioè, è un po' un cane che si morde la coda, perché se io faccio trapelare queste notizie è chiaro che il popolo risponde con paura, no? Perché dice: ma come? Magari se io ho un ristorante, dice, ancora mi fanno chiudere prima, quindi mi taglio tutta una fetta di clienti la sera, piuttosto che le palestre, piuttosto che i bar, cioè gli esercizi commerciali che già in questo momento io non è che voglio essere negativa o pessimista, ma hanno inevitabilmente dei cali, no? Di entrate, di fatturato. Proprio perché molti lavorano ancora in smart working, quindi per esempio i bar lamentano effettivamente un calo di arrivi di persone, gli stranieri, cioè i turisti non ci sono, e perché si viaggia meno. Figuriamoci se gli orari dovessero essere ancora limitati. Poi, se è necessario, si farà, però insomma bisogna anche ragionare su tutte queste aspettative negative che si vanno come dire, che vanno a aumentare già quello che c'è. Assolutamente sì, sai come si dice, Emanuela, che se io minaccio di dare una martellata a uno e poi gli do solo una bastonata, questo magari mi ringrazia, mentre se gli avessi dato una bastonata senza avergli minacciato. Qui c'è però un'altra questione, cioè tutta una questione elettorale, cioè che magari poi faranno meno di quello che è previsto, che così da apparire buoni, perfetti e insomma magnanimi. Ma appunto, se si fanno passare delle notizie molto allarmanti per poi darne qualcuna un po' meno allarmante, ma insomma, non, io penso che vale sempre la pena di dire quella che è la verità. E ripeto, la verità sono, nel caso del virus per l'Italia, anche naturalmente per il resto del mondo, ma per l'Italia, che oggi, nonostante un aumento dei casi, come viene a dire, che oggi la situazione è totalmente diversa rispetto a quella del marzo, aprile di quest'anno, insomma. È una situazione totalmente diversa, sia come numero di decessi, sia come gravità della malattia. Questa è la verità, questo è il Sì, d'accordo. dato. Allora, ha ragione Giancarlo Marcotti, leggo altri messaggi. I dati dei ricoveri, il numero dei malati Covid con sintomi seri, i dati dei tamponi ormai creano solo confusione e l'uso va rivisto. Beh, l'uso dei dati, insomma, sarebbe stato da rivedere fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, anche il modo di raccontarci, ma insomma, in questo forse mi tiro anche un po' la zappa sui piedi, perché a volte anche proprio l'informazione emerge un po' in modo sbagliato, magari spero di non averlo fatto anch'io, ma magari sì, me ne scuso, ma insomma bisognerebbe un attimino anche ragionare su come si danno delle informazioni, no? Magari analizzando i dati diversamente. Su questo io sono d'accordissimo, bisogna, perché poi si fa confusione, si mette tutto insieme, no? Anche solo banalmente il numero dei contagi e il numero dei malati. Io continuo a insistere su questa cosa, ma è fondamentale. Assolutamente, devo darti ragione, Emanuela, è così. E poi il tutto dipende dal numero dei tamponi, quindi per dare un dato bisognerebbe appunto dare la percentuale di persone positive rispetto al numero di tamponi. Certo, si dice sono stati fatti 20.000 più di ieri, 20.000 meno di ieri, ma tutto questo crea confusione, ripeto, perché non so se è creata appositamente confusione oppure inconsciamente, però veramente la gente è chiaro che ha difficoltà a capire qualche. Sì, intanto sto leggendo un flash di agenzie Nobel per la medicina, la scoperta del virus dell'epatite C, a proposito di scoperta di vaccini, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi, Giancarlo, ti chiedo un'altra cosa, da un punto di vista più politico, queste restrizioni che potrebbero arrivare limitano già in partenza, almeno secondo le notizie che sono a nostra disposizione in questo momento, limitano già in partenza anche le prese di posizione delle regioni.
No, perché anche qui sai che bisogna un po' chiarire, specificare i poteri regionali, eccetera. Perché? Perché dal governo hanno già fatto sapere. Allora, le restrizioni che verranno prese non potranno essere meno importanti rispetto a quelle prese dalle regioni. Cioè, le regioni potranno agire autonomamente a seconda delle loro competenze, però non potranno allentare, per così dire, le misure prese a livello nazionale. Anche questo è importante a livello politico, credo. Sì, può essere una decisione di buon senso per tenere uniformate le cose, però abbiamo visto che questo ha creato delle disparità tra regioni, perché obiettivamente c'erano delle differenze. Sto parlando in particolare nei mesi di marzo e aprile. Vediamo che in quei mesi lì il dramma, diciamo, lo si viveva al nord e non al centro-sud. E mentre alcune decisioni sono state prese per tutta l'Italia. Quindi, però effettivamente questo è un discorso un po' difficile, perché altrimenti una persona che viaggia tra una regione e l'altra si troverebbe delle differenze anche sostanziali. Quindi una certa uniformità è anche apprezzabile. Certamente, però, con granum salis, insomma, con un po' di intelligenza, perché se ci sono regioni in cui effettivamente non c'è nessun rischio, dare delle limitazioni ai commercianti di quelle regioni è veramente penalizzante Appunto, per loro. appunto. Mi ricordo che tu l'avevi detto fin dall'inizio, no? Diceva, beh, cerchiamo di analizzare anche in base ai casi, perché effettivamente se in una regione ci sono pochissimi casi è assurdo che si debba pensare a chiusure, no? Per esempio di bar, ristoranti. Ecco, cioè questo non fa altro che penalizzare ulteriormente l'economia del nostro paese. E, beh, insomma, quindi cosa ti aspetti da queste giornate, Giancarlo? Beh, io quello che non mi auguravo era che tornasse appunto questo timore, questa paura, perché guardate che, lasciamelo dire, Manuela, io e penso come me, te e tutti gli altri, conosciamo delle persone normalmente anziane che stanno vivendo malissimo, cioè non hanno mai avuto il Covid, però sono terrorizzate, sono da mesi e mesi che non escono di casa, anche nei mesi, insomma, estivi non sono usciti di casa, perché appunto terrorizzati, perché magari hanno, ovviamente, come tutte le persone anziane, qualche magagna, eccetera, così, e quindi temono di quello. Quindi questa cosa qua fa vivere anche male una serie di persone che avrebbero tutto il diritto di terminare la loro vita in maniera un po' serena, invece sono terrorizzate. Tutti noi penso che conosciamo casi di questo genere qua, no? Di persone che, ripeto, oramai è diventata una fobia, ma d'altronde se non possiamo aprire un telegiornale che non ci venga ricordato il numero dei contagiati, No, ma poi degli. sai, penso che sì, cioè, allora, ripeto, non togliendo importanza a quanto sta accadendo sul fronte del coronavirus, però proprio l'altro giorno leggevo una battuta, perché poi sono battute amare, ma si fanno, che sembra quasi che non ci si ammali più di nient'altro in questo momento, no? In Italia è che non si perda la vita più per nient'altro, purtroppo non è così, magari fosse così, nel senso che se ci fosse un'unica malattia da sconfiggere saremmo tutti più felici e contenti, ma non è così. E quindi, appunto, per quello che è bravo, cioè risottolineato il ruolo dell'informazione. Anche lì, però, sai come si dice, no? Non si sa se arriva prima l'uovo o la gallina, non si sa se siamo noi che vogliamo avere quelle notizie, quindi di conseguenza l'informazione cavalca l'onda, o se è il contrario, non si capisce più niente, mettiamola così. Anche questo che hai detto, ovviamente, è vero. Ci sono appunto, spesso noi ci lamentiamo dell'informazione, ma no? Poi dopo le persone vanno a ricercare quel tipo di informazione. Tuttavia, ripeto, a mio parere è una cosa, anche perché proprio i numeri, devo per esempio che nel 2015 che non c'era nessun coronavirus, cioè c'erano i coronavirus perché il coronavirus c'è sempre stato, ma non il Covid-19, diciamo, Sì.
stati un numero di morti molto superiore al normale e però ti ricordi qualcosa del 2015? Nessuno ha detto No, niente, no, però. assolutamente. Infatti hai detto un'altra cosa corretta, la parola coronavirus non è nuova, cioè è il nuovo coronavirus, quello di quest'anno, cioè del 2019, appunto Covid-19, ma ce ne sono stati altri, però appunto non avevamo mai sentito parlare di coronavirus, o meglio non è rimasto per così dire nella nostra memoria, no? Come un argomento e un tema importante. Anche questo, ottimo, è vero, dobbiamo dirlo. C'è chi scrive, a volte non capisco se... In modo un po' più colorito, ma io lo faccio un attimo una parafrasi. Donatella, che saluto. Se a capire meno sono i governanti o il popolo. E c'è Antonio che risponde la numero due, cioè il popolo. E beh, nel senso che a volte siamo noi che vogliamo, cioè che ci autoinfliggiamo, per così dire, cioè delle situazioni che poi diventano fobie, che diventano situazioni fobiche. Ma io penso che se una persona ha già delle criticità, è abbastanza debole, diciamo, anche appunto dal punto di vista psicologico, è chiaro che poi è più facilmente attaccabile. Quindi io sarei più per il numero uno, cioè il governo, più che per il numero due, o comunque la politica, ecco. Allora, stanno svendendo questo paese con questa scusa, ma ci sono altre malattie gravi che sembrano scomparse, quello che ho detto io poco fa. Cosa avete nella testa? Spero non io e Giancarlo, perché vi ho detto la stessa cosa più che altro, perché magari nella testa anche noi abbiamo qualcosa che non funziona, ma la ribellione a tutto questo quanto avverrà? Ma speriamo di non dover arrivare alla ribellione, speriamo che davvero ci sia un po' più di raziocinio da parte di tutti nel giudicare le questioni, non solo coronavirus, ma anche tutto il resto che potrà arrivare in futuro, no Giancarlo? Altro che, cioè, naturalmente concordo, insomma, noi speriamo sempre che la cosa duri il meno possibile. Purtroppo, ritengo che almeno per alcuni mesi andremo avanti fino alla prossima primavera, perché ripeto, adesso arriverà l'influenza stagionale e poi abbiamo visto. Per esempio, cosa è successo anche nel calcio, che è così una cassa di risonanza anche quella. Quindi temo che il discorso coronavirus Covid-19 ci seguirà ancora per diversi mesi di sicuro. Va bene, intanto Donatella ha scritto: no, intendo il popolo, non tu e Giancarlo, grazie Donatella, ma comunque insomma ci mancherebbe altro. E poi Nicola che scrive, poi ti faccio l'ultimissima domanda su un altro argomento, leggo anche questo messaggio, sapete che io leggo tutti i messaggi, non tutti, ma la maggior parte dei giornalisti sono cialtroni. Ora, scusate, fatemi prendere anche un po' le difese della mia categoria. Nì, nel senso che poi a volte, come detto prima, non si sa se arriva prima una cosa, poi l'altra, cioè se la richiesta di notizie arriva dal popolo e quindi i giornalisti la danno, certo, a volte, ma questo l'ho detto, si danno le informazioni in modo sbagliato, però insomma dai, la maggior parte no, non siamo, mi metto in mezzo anch'io, non siamo tutti cialtroni, cerchiamo di fare il possibile, poi siamo umani anche noi e subentra anche anche a volte la paura personale, perché non dimentichiamoci che insomma, soprattutto nel periodo quello incredibile del coronavirus, non era così facile raccontare quello che succedeva, provate a pensare anche questo, quindi sì, da una parte è vero, bacchetto anch'io alcuni giornalisti, dall'altra invece bisogna un attimino sempre ragionare su tutto. Allora, Giancarlo, ovviamente lo diciamo sempre col sorriso, ti posso chiedere se l'altra notizia di queste giornate, poi davvero ti saluto e torniamo naturalmente poi anche su tutto questo, c'è il processo di Salvini, visto che questo weekend è stato veramente centrale, no? Il processo al segretario federale della Lega, alla fine si è trasformato in un boomerang per il governo, perché sappiamo molto bene che insomma Conte, Toninelli verranno chiamati a testimoniare proprio nel processo e peraltro saranno pure interrogati dall'avvocato difensore di Salvini, la Bongiorno, che ieri si è presa pure una lastra sul piede, sulla gamba. Sì, quella questione della lastra ci dice come sono ridotti purtroppo i palazzi di giustizia in Italia. Vabbè, allora, sulla questione del processo a Salvini, io l'ho sempre considerato un'assurdità, cioè una cosa assurda. Soprattutto il capo di imputazione,
imputazione, no? Il capo di imputazione, cioè sequestro di persona, fa ridere. Cioè, obiettivamente, io penso che non ci sia una persona di buon senso o comunque che possa pensare che quello che è accaduto possa essere assimilabile al sequestro di persona. Cioè, impensabile assolutamente. Quindi già è assurdo quello. In più avevano chiesto l'archiviazione, il GIP, il GUP, tutti avevano chiesto l'archiviazione. E adesso io non so se non è stata data l'archiviazione perché si vuole indagare ulteriormente oppure perché se fosse stata data l'archiviazione forse si poteva anche pensare che il nostro Parlamento poteva anche dare l'autorizzazione a procedere perché effettivamente faceva ridere, cioè c'erano state due cose assolutamente analoghe, in una non era stata l'autorizzazione a procedere perché erano il governo, nell'altra perché erano l'opposizione, sì. Cioè Sì. queste Ok, cose qua veramente sono assurde. Gian, Adesso sì, dimmi. no, vedremo la conclusione appunto perché verranno chiamati a testimoniare naturalmente come persone informate sui fatti, non come accusati. Non come accusati, appunto, ma però hai ragione tu dal punto di vista mediatico, dal punto di vista politico, il fatto che debbano essere chiamati a testimoniare Conte, Toninelli, eccetera, potrebbe essere un boomerang per loro, perché comunque vederli in un'aula, essere interrogati, eccetera, così, probabilmente ne avrebbero fatti volentieri a meno. Ecco, mettiamo. Sicuramente, sicuramente. Allora, giusto i messaggi conclusivi, ma mentre ti saluto, Carlo scrive: questo governo non è capace di fare di nulla, solo aumentare le tasse. I giornalisti non sono cialtroni, altro messaggio, ma in alcune reti dove la maggior parte dei loro stipendi viene pagato dai Big Pharma, in quanto, vabbè, quindi la comunicazione diventa di parte è fuorviante. Questo processo è una bufala, quindi quello di Salvini. Pensiamo a ciò che avviene nelle famiglie che non tirano avanti, fatelo soprattutto per gli anziani che sono terrorizzati. Poi ancora, l'informazione non vera sta rovinando le scelte degli italiani. Questo è il risultato di un doping giornalistico e finanziario. Il popolo spesso vuole informazione morbosa e drammatica. Ecco i due aspetti, no? Quello che dicevamo prima. E poi ancora, il processo di Salvini è una farsa, secondo me. Insomma, tanti messaggi che si aggiungono a quelli di prima e naturalmente ringrazio chi partecipa attivamente anche a questo spazio con Giancarlo Marcotti. Naturalmente Giancarlo Marcotti ci terrà compagnia nel corso della giornata con un nuovo video su Finanza in Chiaro. E ti seguiremo, quindi grazie come sempre e ci risentiamo la settimana prossima. Grazie Manuela, un saluto a te, complimenti per così la difesa della categoria dei giornalisti. Io non ne faccio parte, quindi sorridevo, però ho sentito la tua difesa della categoria, complimenti per questo. Grazie, grazie Giancarlo. Vabbè, insomma, ho detto semplicemente la verità. Quando c'è da bastonare, si bastona a livello di parole, quando invece bisogna anche dire qualcosa di positivo, si dice, no? In entrambi i casi. Sai che cerco di sempre di essere abbastanza equidistante. Grazie, grazie mille, Giancarlo Marcotti. Grazie, un saluto a tutti. E allora, vi ricordo che questo contributo insieme ad altri potete ritrovarlo sulla nostra pagina di YouTube, Le Fonti TV, dove ci sono appunto approfondimenti on demand. E intanto arrivano ancora i vostri messaggi. Roberto Marcotti, un grande, chi ringrazia me, Carlo, ma ci mancherebbe, grazie a tutti voi. Io adesso vi lascio in compagnia di una nuova puntata di New Insurance, quindi con tutti gli approfondimenti delle fonti TV, poi torniamo live sui mercati alle 14:30. Vi ricordo di seguirci sul sito lefonti.tv e poi sulle nostre pagine di Facebook e di YouTube. Mettete anche il like se non l'avete ancora fatto. Davvero grazie per la vostra presenza e buon proseguimento su Le Fonti TV.